prima volta come direttore presso questo meraviglioso teatro. L'ho frequentato spesso quando ero più giovane come trombonista. Tutte le prime parti di questo teatro sono stati i miei maestri, dunque è un grandissimo privilegio, una grandissima felicità poter essere qua. C'è stata subito una bellissima intesa con l'orchestra. Queste prime prove credo veramente che siano nate sotto una buonissima stella. Cosa trovi interessante in Scarpia? È il potere, lui c'ha il potere. Una volta diceva un grande personaggio politico italiano che il potere logora chi non ce l'ha, e c'aveva ben ragione, perché il potere poi ti dà la testa. Con uno sguardo lui comanda tutti, però l'importante è che dopo, quando è finito, quando muore Scarpia, tu ti ricordi che non sei più Scarpia, se no ti mettono dentro poi. Il Regio, mi trovo benissimo, ho avuto sempre un gran feeling con la direzione, con i tecnici, con il coro, l'orchestra. È un teatro che ho cantato tante volte, abbiamo fatto tournée, mi sono trovato tanto bene, come torno a dire. Tante volte il problema di tutti i teatri è che non hanno budget oggi, però il sacrificio che sta facendo questo teatro per portare avanti è grandioso, e per quella ragione penso che siamo qua a mettere tutti una mano perché vada avanti, perché è un teatro magico.